Elida Milani, Isabella Russinova. Al mio arrivo a Trieste fummo subito accolti come profughi e inviati al campo di raccolta del Silos. Al momento non avevamo letteralmente nulla con noi. Se la vita di ciascuno è fatta di lunghe stagioni in cui nulla sembra accadere, separate da improvvise e sconvolgenti fratture, la mia prima stagione terminò bruscamente quel giorno d'estate, con la diaspora della mia famiglia. Alla fine dell'anno scolastico potei finalmente riabbracciare mia madre e mia sorella. Feci così la mia prima conoscenza del Silos, dove vivevano accampati migliaia di profughi istriani, dalmati o fiumani come noi. Era un edificio immenso di 3 piani, costruito sotto l'impero asburgico come deposito di granaglie. In ogni singolo piano lo spazio era diviso da pareti di legno in tanti piccoli scomparti, detti box, dove si susseguivano senza intervalli come celle di un alveare. Entrare al Silos era come entrare in un paesaggio vagamente dantesco, in un notturno e fumoso purgatorio. Il nostro box era tra quelli fortunatamente del 3° piano, proprio sotto un lucernaio. Era formato da 2 piccoli ambienti, di cui uno serviva da cucina, quasi tutto occupato dal tavolo e dalle sedie, e l'altro da stanza da letto comune. C'erano parecchi secchi e catini che nelle giornate di pioggia venivano disposti in vari punti del box per raccogliere l'acqua che filtrava in piccoli rivi dal tetto. La nonna ascoltava la radio le omelie del vescovo Santin e accorreva a tutte le manifestazioni per l'italianità di Trieste, munita di grandi coccarde tricolori. L'ingresso delle truppe italiane a Trieste. Ma al Silos le cose non cambiarono. I profughi continuarono ad essere guardati con sospetto, considerati spesso incomodi ed estranei, concorrenti ai pochi posti di lavoro che offriva la città. E il freddo rimase un flagello. I santini che la gente teneva attaccati alle pareti domestiche diventarono sempre più sbiaditi. Le coperture incartoleate dei box cominciarono a mostrare rattoppi fatti con pezzi di cartone. Ma nella comunità si susseguirono matrimoni, nascite e funerali, poiché la vita e la morte erano più forti delle avversità. Ma non mancarono anche molti strazianti addii di famiglie che partivano per l'Australia come immigranti. Per un secondo, ancor più radicale esilio. Quella notte feci sogni tribolati. Avevo la togna in mano e volevo esplorare la profondità del mare per rivelarne i misteri. Vedevo in fondo a quell'acqua un luccichio nero di aculei, colonie di ricci che divaricavano lenti le spine su cadaveri di pesci con gli occhi sbarrati. Ma eravamo noi quei pesci, i miei vicini di casa, la maestra Balte, il maestro di religione, tutti morti. Muti come pesci in barile, tutti stretti nella caducità della comune mortale natura. A tutti toccava quella sorte. Tutti uguali.
nella medesima posizione. Ci sono ancora passioni virtuose su cui contare, trasversali alle generazioni, ambizioni collettive che sappiano creare coinvolgimento. I nostri esuli possiedono la memoria e hanno il magazzino delle durate lunghe, noi abbiamo quello della memoria breve. Ma viviamo nella nostra terra, che è anche la loro. Una terra plurale, la quale manifesta la sua pluralità in tutte le forme della vita. Abbiamo volontariamente deciso di avvicinarci gli uni agli altri per cercare di superare le distanze che ci dividono da un nostro possibile futuro comune, per creare ponti, condividere un'appartenenza più grande, costruire un futuro diverso rispetto ad un passato caratterizzato da idee e entità monolitiche e spesso contrapposte. Guardando al passato senza l'idea che vada per intero rinnegato e facendo i conti con un presente da analizzare e un futuro da decifrare. E pensando finalmente voi come parte di noi, l'altera pars mea, per approdare a forme di collaborazione che superino l'atto occasionale di buona educazione. È un'alta sfida ridiventare insieme ciò che siamo, perché ciò che siamo è già dato. Grazie a Isabella Russinova per questa sua interpretazione che ci ha commosso ed emozionato. Ora...